Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca giudiziaria perché è arrivata questa mattina una condanna pesante per l'ex patron di Villa Pini, Vincenzo Angelini. Il Tribunale lo ha infatti riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta. Condannate anche la moglie e la figlia. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. 10 anni di carcere, la condanna pesantissima che il Tribunale di Chieti ha inflitto all'ex patron del gruppo Villa Pini, Vincenzo Angelini, accusato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Condanna di poco inferiore alla richiesta della Procura teatina che attraverso il procuratore Pietro Mennini e il suo sostituto Giuseppe Falasca avevano chiesto 12 anni di reclusione. Assieme ad Enzo Angelini condannata anche la moglie Anna Maria Sollecito a 5 anni e 5 mesi e la figlia Chiara a 4 anni e 5 mesi. Invece sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato Lorenzo Appignani, Eugenio Ascione e Giovito Di Nicola, i tre componenti del collegio sindacale di Novafin Holding del gruppo Villa Pini, per i quali la procura aveva invece chiesto 5 anni di reclusione per omesso controllo. Il crack del gruppo Villa Pini è uno dei più ingenti della storia recente italiana, quantificato dalla curatela fallimentare in 1 miliardo di euro, mentre secondo la difesa di Angelini varrebbe 380 milioni. Non è passata la linea dei legali di Angelini, che hanno sostenuto per ribattere all'accusa di aver sottratto milioni di euro alle casse di Villa Pini che il fallimento fosse dovuto ai mancati introiti da 150 milioni di euro a seguito della chiusura dei rubinetti da parte delle ASL regionali. Una tesi questa che si lega a doppio filo ad un altro processo, quello Sanitopoli. In quel caso Angelini è stato il grande accusatore che con le sue rivelazioni alla Procura di Pescara su mazzette pagate alla politica regionale fece scattare nel 2008 la maxi inchiesta che portò all'arresto dell'allora governatore Ottaviano Del Turco e alla decapitazione della giunta regionale di centrosinistra. E noi da Chieti ci spostiamo all'Aquila, ultima udienza in corte d'appello del processo Sanitopoli, protagonista la difesa dell'ex presidente della regione Ottaviano Del Turco, condannato in primo grado a 9 anni e 6 mesi. Filippo Tronca. Sono sereno, comunque sono un combattente non solo per la mia innocenza ma anche per la trasparenza della vita giudiziaria e politica. È una condanna di qualche anno fa, spero che il tempo abbia convinto tutti che forse va cambiata la sentenza. Un Ottaviano Del Turco sereno e combattivo a pochi minuti dall'avvio del processo di appello di Sanitopoli, oramai alle battute finali. Protagonista della nuova udienza la difesa, oltre a quella di Del Turco, condannato in primo grado a 9 anni e 6 mesi, quella di Camillo Cesarone, suo ex consigliere regionale, condannato a 9 anni, e il suo braccio destro, Lamberto Quarta, 6 anni e 6 mesi. Condanne che il procuratore generale Ettore Picardi in sede di appello ha chiesto di confermare, seppure con una riduzione di pena. La difesa continua invece a chiedere l'assoluzione. E i motivi li ha ribaditi in aula questa mattina al presidente del collegio dei giudici Luigi Catelli, uno degli avvocati di Del Turco, Giandomenico Cagliazza, nel corso di un'appassionata arringa che ha fatto strame di una sentenza basata a suo dire su fantomatiche tangenti da oltre 6 milioni di euro versate dal poco credibile imprenditore della sanità privata Vincenzo Angelini. Sentenza definita un campionario stupefacente di insensatezze, senza nessuna tenuta logica, basata sui soliloqui di Angelini e non su prove e riscontri fattuali. Cagliazza ha dunque ripercorso gli anni cruciali delle politiche sanitarie abruzzesi tra il 2007 e il 2008, ricordando tutti i tagli ai principeschi budget delle cliniche private operate proprio da Del Turco, 100 milioni in meno di 2 anni, e controlli e le ispezioni da Del Turco introdotte sulle fatture emesse, fino allora pagate a occhi chiusi. Centrale per Cagliazza la deposizione nel processo di Emilio Di Ninni, ex presidente della commissione ispettiva. Noi ci siamo posti il problema che non emergeva da questo tipo di verifica predisposta nessun dato che in effetti rendesse, diciamo, conto delle prestazioni effettivamente eseguite. Cioè c'erano esclusivamente delle fatture, non c'erano degli epiloghi di attività. Tant'è che li abbiamo dovuti richiedere noi alle strutture all'epoca. Appena arrivati abbiamo istituito dei flussi di informazioni, quindi abbiamo chiesto a tutte le strutture di darci riscontro delle fatture emesse. Diciamo, avete fatturato queste cose, ma che cosa avete fatto? E dunque l'aspetto stupefacente e logico della sentenza di primo grado ha proseguito il ragionamento illegale di Del Turco e lo scenario secondo il quale un imprenditore ha continuato a pagare mazzette ad un presidente della regione descritto come un satrapo affamato di soldi che però intanto continuava a tagliargli il budget, a passare al setaccio le prestazioni inappropriate della sua clinica. Altro protagonista dell'udienza di oggi l'avvocato Giuliano Milia che difende Lamberto Quarta, Camillo Cesarone e ancora Ottaviano Del Turco. La sentenza d'appello dopo eventuali controrepliche potrebbe arrivare entro novembre.
Ancora cronaca giudiziaria, l'ex capo dipartimento della protezione civile Guido Bertolaso andrà a processo per omicidio colposo e lesioni il prossimo 20 novembre al Tribunale dell'Aquila nell'ambito del processo Grandi Rischi Bis. Germana Dorazio. L'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso andrà a processo per omicidio colposo e lesioni il prossimo 20 novembre nel Tribunale dell'Aquila nell'ambito del processo Grandi Rischi Bis. Il GUP del Tribunale dell'Aquila, Guendalina Buccella, ha rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio colposo plurimo l'ex capo della protezione civile. Quella discussa in sede di udienza preliminare fa parte di un procedimento satellite che riguarda il filone principale sulla commissione Grandi Rischi, che ora si trova in Cassazione e che verrà discussa il 19 novembre, ovvero il giorno prima in cui Bertolaso dovrà comparire dinanzi al Tribunale dell'Aquila come imputato. Bertolaso, ricordiamo, è accusato di essere stato il presunto ispiratore della riunione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo del 2009. Durante la riunione sarebbe stato dato il messaggio rassicurante relativo all'improbabilità di un forte terremoto, evento che poi accadde il 6 aprile, provocando 309 morti e numerosi feriti. La Procura Generale aveva avocato il procedimento su richiesta delle parti civili. Secondo l'Avvocato Generale Romolo Como e il sostituto Domenico Castellani, l'accusa verso Bertolaso sarebbe consistita nell'intento di contrastare pretesi allarmismi per la previsione di un grande evento sismico. Nel mirino c'è la telefonata tra l'ex assessore regionale alla protezione civile Daniela Stati e l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso. Nella telefonata Bertolaso parlava della convocazione della riunione Grandi Rischi con i massimi esperti di terremoti in Italia come di un'operazione mediatica per tranquillizzare la popolazione. Con questa impostazione della riunione, secondo l'accusa, Bertolaso aveva indotto in questo modo anche gli scienziati partecipanti alla riunione a indirizzare l'esame della questione sulla primaria necessità di evitare allarmismi tra la popolazione e valutare dunque con superficialità il reale rischio di un grave evento sismico, nonché i rappresentanti politici locali e gli organi di informazione a rassicurare i cittadini sull'inesistente o bassa probabilità di un forte terremoto. Sempre secondo l'accusa, per effetto di queste condotte le vittime si erano convinte a restare in casa, superando il timore e abbandonando le precauzioni in vista di un evento più grave dopo le numerose e crescenti scosse di terremoto, rimanendo poi coinvolte nel crollo dei propri edifici. Siamo alla pagina della cronaca, ancora sangue sulle strade abruzzesi, un uomo di origine dell'Europa dell'Est di 50 anni è morto all'alba di oggi in un incidente stradale avvenuto nella piana del Fucino. Il camion che guidava si è ribaltato finendo parzialmente dentro un canale adiacente il manto stradale. L'uomo è sceso dal mezzo e mentre con un argano tentava di risalire è improvvisamente deceduto sul posto. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Celano e gli operatori del 118. Ancora cronaca, ci spostiamo a Pescara, paura nella notte in uno stabile che si trova in zona Pescara Colli, precisamente in via di sotto. Vediamo le immagini, le fiamme per cause ancora da accertare sono divampate intorno alle 3. Una donna è rimasta leggermente intossicata ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, trasportata in ospedale, è stata dimessa poco dopo. Lo stabile di 14 appartamenti è stato evacuato ad eccezione di alcune persone con problemi di deambulazione. Per far uscire le persone dagli appartamenti dei piani più alti, i vigili del fuoco hanno utilizzato l'autoscala. Sul posto, oltre ai vigili, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pescara. Lasciamo la cronaca, parliamo di sanità, perché a Teramo sono state inaugurate questa mattina, alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, le 3 nuove sale parto dell'ospedale Mazzini, un investimento da 1.800.000 euro. Elisa Leuzzi. Dopo 40 anni è stata fatta una sala parto nuova, moderna, tecnologica, efficiente in questa struttura, che è una struttura molto vecchia. È costata meno di 2 milioni di euro, sono stati lavori realizzati in soli 3 mesi e mezzo, grazie all'impegno di una ditta di Teramo e della ASL di Teramo, e lo dico anche, fin quanto c'è la ASL a Teramo sicuramente queste cose potranno essere governate.
E l'importante è però che rimettiamo in sicurezza tutto il percorso nascita. Credo che insomma, la struttura di oggi possa garantire il paziente, possa garantire la donna e il nascituro. Nei prossimi mesi amplieremo la parte relativa agli ambulatori e così sarà completato l'intervento su Teramo. Assessore Paolucci, è nel giorno dell'inaugurazione delle sale parto qui all'ospedale di Teramo, Atri denuncia, è solo un bluff. Assolutamente no, bisogna cambiare la sanità e soprattutto il percorso nascita deve essere molto più sicuro di quello ereditato. Noi stiamo facendo dei lavori a dimostrazione che abbiamo speso di più sul materno infantile per la sicurezza delle madri e dei nascituri. Attiviamo per la prima volta la STEN e la STAM in provincia di Teramo e quindi noi mettiamo in campo un'operazione che dà più qualità e soprattutto più sicurezza ai bambini. E nel giorno dell'inaugurazione il sindaco di Teramo non perde occasione per ricordare che la presenza della dirigenza amministrativa e sanitaria, figura a rischio in vista della riorganizzazione della sanità, garantisce una percezione più rapida e profonda delle esigenze dei cittadini. Oggi va fatto un plauso al direttore generale, all'AS di Teramo, in una prospettiva che non mi lascia tranquillo. La prospettiva è quella dell'AS l'unica, io non condivido questo percorso, noi stiamo sbagliando, la regione sta sbagliando. Io ritengo e ho buoni motivi per farlo, che ci sarà, che peggiorerà i servizi ai cittadini, perché vede la presenza di un direttore generale sul posto che quotidianamente si occupa dei problemi insieme al suo direttore sanitario, un direttore generale uno non lo potrà fare. E questa è la prova provata della presenza, della costanza, del lavoro, in questo caso del dottor Fagnano, per risolvere un problema importante. Ecco perché ritengo che il territorio debba avere il suo punto di riferimento sul posto, a Teramo, così come all'Aquila, così come a Pescara e così come a Chieti. Cambiamo ancora pagina, torniamo a Pescara dove questa mattina all'Aurum si è tenuta una importante tavola rotonda per parlare dell'importanza dei fondi PORFERS, fondi che serviranno per la crescita della regione Abruzzo. Direi al territorio di partecipare, di essere presente, di non sottovalutare le potenzialità, le capacità di questi fondi europei. Non sono molti questi fondi, abbiamo poco più di 200 milioni di euro, quindi abbiamo l'obbligo morale di fronte al contribuente, di fronte a noi tutti che paghiamo le tasse, di avere il massimo rendimento da questi fondi. Dobbiamo rinunciare alla dispersione, dobbiamo rinunciare agli sprechi e dobbiamo fare il massimo realmente per avere dei progetti di qualità. Che cosa vuol dire avere dei progetti di qualità? Vuol dire essere capaci di selezionare i progetti capaci di ottenere posti di lavoro e di aumentare la prosperità di questa regione. Quindi bando agli sprechi, bando alle perdite di tempo e soprattutto qualità al primo posto. La Commissione, come anche dalle parole del dottor Nigri è emerso, ha preteso un piano di rafforzamento amministrativo, che significa precisazione procedurale, precisazione di competenze, precisazione organizzativa. Il dato adesso è uno: noi siamo stati tra le prime regioni ad aver approvato il PORFESR. Noi adesso ci dobbiamo concentrare per evitare, primo, il disperdersi rispetto agli obiettivi strategici che la regione deve conseguire. Secondo, dobbiamo puntare dallo speso alla qualità dei risultati. Terzo, organizzare un sistema di monitoraggio che faccia venire fuori davvero un profilo di efficacia. Noi oggi abbiamo voluto dare piena trasparenza, grande pubblicità, abbiamo anche una diretta via streaming, stiamo utilizzando i social media per andare a informare tutta l'imprenditoria abruzzese, in particolare i più giovani, i più innovativi, delle opportunità, dei 231 e oltre milioni di opportunità offerti dalla nuova programmazione 14-20. Per noi è importante che si creino occasioni di lavoro in un senso diverso rispetto al passato. E noi ora parliamo di trasporti perché l'UGL dice no al nuovo contratto per i lavoratori dell'azienda di trasporto regionale TUA. L'UGL dice no al contratto per i lavoratori della TUA. Avevate intrapreso un percorso comune con la CGL, poi cosa è successo? Ma cosa è successo? Che noi abbiamo cercato di rimanere coerenti con quello che era stato intanto il mandato dei lavoratori. E quindi la decisione di non firmare non è stata una decisione a cuor leggero, è stata una decisione sofferta, proprio perché poi alla fine abbiamo capito che eravamo gli unici a non firmare, perché a rimetterci nella maggior parte dei casi erano proprio gli autisti, che sono quelli
che fanno funzionare proprio il trasporto pubblico locale? La prima cosa, vanno resi produttivi almeno 100 impiegati. Dopo vanno tolto tutta l'indennità ai quadri, che in qualche modo non gli è stato tolto nulla. E dopo c'è la questione dei dirigenti, perché addirittura sono aumentate le aree dirigenziali. E i dirigenti di nomina politica, come l'ex direttore GTM e come l'ex presidente di Sancritana, dovevano andare a casa. Però nonostante tutto sono stati riconfermati in azienda. E a pagare il tutto adesso è solo il personale viaggiante gomma, perché il ferro ha avuto tutto. Ci sarebbe poi una problematica che riguarda anche i nuovi assunti? I nuovi assunti sono stati contentati a pane e acqua, in sostanza 160 euro in 12 anni, quindi fa 20 euro al mese in sostanza. Io non vedo una cosa giusta, i nuovi assunti devono prendere lo stesso stipendio come quelli già esistenti in azienda. Al limite si può fare un discorso graduale, ma comunque dopo 2-3 anni devono andare a regime. Il Tribunale di Teramo ha intitolato questa mattina un'aula Giorgio Ambrosoli, aula che ospiterà un ufficio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città aprutina. Importante la partecipazione di tutte le istituzioni del capoluogo adriatico. Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dell'aula che ospiterà all'interno del Tribunale di Teramo l'ufficio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Un'aula che è stata dedicata a Giorgio Ambrosoli. La straordinaria figura di questo servitore dello Stato, di questo eroe silenzioso, di quest'uomo coraggioso che ha anteposto il senso del dovere e la volontà ferrea di applicare la legge nei confronti di tutti fino all'estremo sacrificio. Vissuto con estremo sacrificio, verificatosi proprio per il modo straordinario di svolgere un servizio pubblico nell'interesse esclusivo della collettività. Un simbolo in una stagione in cui ancora la nostra società, per fortuna, non più attraversata da una stagione di violenza così assurda e così feroce, però vive ancora drammaticamente il problema dei rapporti sbagliati tra istituzioni pubbliche, criminalità organizzata, economica, eccetera. Quindi un simbolo fondamentale. Nella motivazione, il Consiglio dell'Ordine ha voluto rendere solenne omaggio al professionista che ha scelto di stare dalla parte della legalità, dello Stato, mostrando una profonda coerenza e libertà professionale e di pensiero. La messa a disposizione nei luoghi della giustizia di uno spazio offerto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti con il contributo del Tribunale per l'attività degli uni e degli altri contemporaneamente, per il Tribunale dell'esecuzione in modo particolare. È bello vedere questa partecipazione tra diverse componenti che abitano una stessa istituzione o, se vogliamo, che tengono vivo uno stesso ordinamento. Il ricordo più grande che ha di suo padre? L'esempio di come sia possibile rimanere liberi e attraverso la propria libertà vivere la propria responsabilità. Importante infatti questa mattina la presenza di tutte le istituzioni. Ci sono dei momenti in cui la società civile si incontra con le istituzioni. Giorgio Ambrosoli personifica questo incontro. Quest'aula rappresenta l'incontro fra un ordine professionale della società civile e l'istituzione tribunale. E cambia la governance di Confcommercio Pescara. Dopo 35 anni lascia la presidenza Ezio Ardizia, al suo posto arriva Francesco Danelli. Dopo oltre 30 anni Ezio Ardizi lascia la presidenza della Confcommercio di Pescara, al suo posto arriva Francesco Danelli, un cambio all'insegna della continuità con Ardizi che resterà presidente vicario dell'associazione. La continuità è necessaria per guardare avanti nel futuro. E quindi ci vuole sempre qualcuno del passato che traghetta le proprie esperienze alle nuove leve. Gli obiettivi sono quelli naturali dell'associazione, cioè il bene della città e della sua provincia. Arriva al vertice dell'associazione in un momento ovviamente a livello nazionale non facile per il commercio, per il terzo settore in generale. Secondo lei il futuro prossimo, come dicono anche i numeri a disposizione, potrebbe essere più roseo?
Sì, ma ci vorrà del tempo, ci vorrà del tempo, niente avviene così all'improvviso. Occorre anche che le istituzioni aiutino la città a crescere, occorrono vie di comunicazioni più rapide, un po' di tutto, quindi occorre collaborare con le istituzioni affinché questo avvenga. Lei lascia la presidenza di Confcommercio Pescara, ma resta presidente vicario perché questa è un po' la sua creatura. Beh, non emozionato, più alleggerito, peso di meno oggi, perché ho scaricato su Franco Danelli, ma sulla nuova giunta, una serie di responsabilità, di pesi, di oneri. Rimango, perché questa creatura ha bisogno di, anche perché come facevo a dire di no a Danelli, a darmi una mano per un periodo, 6 mesi, 8 mesi, e poi vanno da soli, sono bravi. 8 undicesimi rinnovati significa che c'è una squadra che ha i muscoli pronti per correre. Noi eravamo datati, tra virgolette, 8 undicesimi è una rivoluzione copernicana. E noi con Elisa Leuzzo torniamo a Teramo per ascoltare le dichiarazioni del consigliere di maggioranza Dodo Di Sabatino Martina, che parla della situazione che si è venuta a creare nella giunta guidata dal sindaco Brucchi dopo l'uscita dei consiglieri di Fratelli d'Italia. Nella giunta guidata dal sindaco di Teramo persiste il malcontento tra i consiglieri non solo d'opposizione ma anche di maggioranza. Dopo l'uscita di Sbraccia e Micheli di Fratelli d'Italia, infatti, interviene tra gli altri anche il consigliere Dodo Di Sabatino. Mi sembra ci siano varie anime di questa crisi o di questo, diciamo, momento di confronto, perché io lo definirei più in questi termini. Ovviamente presuppone la risoluzione di quello che sono degli equilibri politici e soprattutto anche di carattere amministrativo. Noi siamo fiduciosi che il sindaco abbia intenzione, insomma, di ragionare davvero attorno a quello che, secondo la mia lista e secondo il sottoscritto, non rappresenta un momento di quadra politica complessiva. Adesso vediamo che tipo di atteggiamento ci sarà e poi nei prossimi mesi chiaramente trarremo anche le nostre considerazioni. Impasto di giunta mai fatto, ma annunciato circa a febbraio scorso. Probabilmente quindi le criticità sono altre. Quando si parla di crisi si parla probabilmente anche di questo, cioè della, se vogliamo, dell'eccessivo lassismo e dell'eccessivo attendismo che si è utilizzato. Peraltro lo ricorderei ai cittadini che nessuno ha chiesto che si facesse un rimpasto di giunta. Sottoscritto non ha mai chiesto un rimpasto di giunta. Chi lo ha annunciato verosimilmente poi si è scordato di averlo fatto e lo ha protratto fino a novembre. Oggi siamo al 31 di ottobre, per cui lei capisce che questo atteggiamento farebbe perdere la pazienza anche al più paziente dei consiglieri comunali. Parliamo ancora di politica, riforma costituzionale, cosa cambia per comuni e cittadini? Questo è il tema del convegno organizzato dal Partito Democratico di Penne, che ha visto la presenza tra gli altri dell'onorevole Valeria Valente, organizzatrice di Rifare l'Italia. Antonio Recanati. L'onorevole Valeria Valente del Partito Democratico e organizzatrice di Rifare l'Italia ha presenziato a Penne al convegno organizzato dal locale circolo delle PD sulla riforma costituzionale. Ma una riforma attesa da anni, una riforma volta ad alleggerire l'organizzazione dello Stato, a rendere fare un'organizzazione in qualche modo più funzionale alle esigenze dei cittadini e dei territori, e soprattutto il modo per garantire tempi adeguati nella formazione delle leggi, procedimenti legislativi più veloci, più rapidi, e direi una risposta anche di credibilità e di serietà della politica, che si era impegnata ad arrivare a questo risultato e ha mantenuto l'impegno preso con i cittadini. Sì, è una svolta epocale, credo che dopo tantissimi anni c'è una modifica sostanziale a questo bicameralismo perfetto, che comunque conserva il ruolo del Senato e dei senatori con una forma diversa. Questa sera noi più che altro analizzeremo questi aspetti, queste modifiche epocali e le ripercussioni che avrà sui comuni, sulle province e quindi sui territori. Ognuno di noi proverà a dare il suo contributo e dare anche qualche suggerimento, perché come tutte le svolte, come tutte le soluzioni epocali come queste, ovviamente soffre di alcune ripercussioni che poi danneggiano e vanno a colpire la qualità dei servizi sul territorio. Cambiamo ancora pagina, inaugurata a Castel di Sangro la nuova pista ciclabile, annunciati anche i nuovi finanziamenti per lo sviluppo rurale delle aree interne.
Riparte il turismo della regione Abruzzo. A tagliare il nastro di inaugurazione della nuova pista ciclabile Castel di Sangro Scontrone, l'assessore regionale alle politiche agricole, di sviluppo rurale, cicloturismo e contratti di fiume Dino Pepe, assieme al sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, al presidente del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro Domenico Mastrogiovanni. La regione punta sul turismo attraverso dei progetti di innovazione tecnologica. Sì, oggi inauguriamo qui a Castel di Sangro una pista ciclopedonale finanziata dal piano di sviluppo rurale 2007-2013. Investimenti importanti che attraverso i fondi strutturali europei noi riusciamo a fare sia lungo la costa ma anche e soprattutto sulle aree interne. Crediamo molto alle potenzialità delle aree interne del nostro Abruzzo, caratterizzate da oltre il 40% di territorio di aree protette e di aree che possono sviluppare attività soprattutto turistiche. Un percorso, quello riservato alle due ruote, è costato complessivamente 395.000 euro. La pista, che sarà lunga 5 km in totale, è stata inaugurata per il primo lotto. A tutti gli effetti alla concretizzazione del nostro piano di sviluppo locale, ovvero una serie di investimenti materiali, come quello che inaugurano, e immateriali, come la web TV, che hanno come obiettivo quello di far entrare questo sistema locale nel mercato globale attraverso un miglioramento della accessibilità di questo territorio, ma anche della sua attrattività come territorio locale in un contesto globale. L'importanza del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro sul nostro territorio. È una specie di motore di sviluppo e quindi una specie di agenzia che mette insieme le migliori forze sia pubbliche che dell'imprenditoria privata al servizio dello sviluppo, che è competitività e sostenibilità allo stesso tempo. E ora ci spostiamo a Campli, in provincia di Teramo, dove vengono promosse le tipicità artigianali e enogastronomiche con la grande festa di Ogni Santi in programma domenica 1 novembre. Si tratta della quinta edizione della manifestazione promossa dalla locale Associazione dei Commercianti Campli Domani in collaborazione con l'amministrazione comunale. La città farnese promuove le proprie tipicità artigianali ed enogastronomiche con la grande festa di Ogni Santi in programma domenica 1 novembre. La manifestazione è promossa dalla locale associazione Commercianti Campli Domani in collaborazione con l'amministrazione comunale. Proponiamo le castagne caldarroste che cuoceremo in un grande recipiente, quindi molto scenografica sarà la cosa. Poi proporremo piatti della cucina abruzzese, quali la polenta con le salsicce, con i funghi. Poi saranno i ristoratori a proporre magari anche altre prelibatezze. Poi per allietare il pomeriggio ci saranno due band, un complesso lo suonerà in piazza e ci sarà anche un bel falò che allieterà il pomeriggio. Un altro gruppo suonerà nell'altra piazzetta in modo da animare anche tutto il corso e tutto il paese, diciamo. Una vetrina importante, ha spiegato il sindaco quaresimale, per chi volesse esporre e vendere i propri prodotti e può rivolgersi al nostro ufficio turistico per informazioni e prenotazione dei posti. Sulla pagina Facebook abbiamo pubblicizzato il fatto che chiunque può venire, produttori, hobbisti, affinché l'offerta venga ampliata. Domenica mattina ci sarà il tradizionale mercato domenicale e poi a partire dalle 13 ci sarà questa bellissima iniziativa. Speriamo che il tempo sia buono e venga tantissima gente. Questo evento è molto importante per il territorio, anche per valorizzare la castagna, un nostro prodotto di eccellenza che ancora non viene trattato, per fortuna, no? I nostri castagneti ancora sono integri. Quando noi organizziamo gli eventi ascoltiamo molto i cittadini, perché è importante, non ci arroghiamo la presunzione di sapere tutto e quindi si crea questa bella sinergia col territorio. Siamo alla pagina sportiva, parliamo del calcio, del Pescara che domani torna allo stadio Adriatico per affrontare la capolista Crotone, Pescara che dovrà poi recuperare martedì prossimo alle 18.30 la gara non disputata a Novara per nebbia. In questi minuti si sta tenendo presso il Delfino Caffè di Poggio degli Ulivi la conferenza stampa del tecnico biancazzurro Massimo Oddo. Andiamo ad ascoltare un estratto delle dichiarazioni dell'allenatore del Pescara. Nel calcio tutto è possibile, nel senso che è vero che si incontrano due squadre, soprattutto al di là del gioco, che amano giocare a viso aperto, che non vogliono farsi sottomettere, che fanno della propria identità la qualità maggiore.
e sono due di quelle squadre di Serie B, oltre ad altre squadre sicuramente, che fanno di questa caratteristica il loro principale pregio, credo io, per me è un pregio. E quindi credo che sarà una bella partita, perché è giocata a viso aperto. Il Crotone è una squadra che fa della corsa, dell'agonismo, le caratteristiche principali, oltre al fatto comunque di un ottimo sviluppo di gioco, una squadra che ama attaccare con tanti giocatori, che non ama aspettare l'avversario e mandarla a prendere alto. E quindi credo che sarà una bella partita, impegnativa. Partita difficile come tutte quelle della Serie B, con aspetti diversi, completamente diversi da magari squadre che abbiamo incontrato in precedenza. Oddo che ha parlato del Crotone, squadra rivelazione di questo inizio di campionato, e noi andiamo proprio in casa dei calabresi per ascoltare nel prossimo servizio le dichiarazioni del tecnico Ivan Juric e del capitano Clayton Dos Santos. C'è questa partita. Sarà molto difficile perché giochiamo contro una grande squadra con grandi giocatori. Poi non ha giocato assolutamente, perché questi 95 minuti che abbiamo fatto noi stasera, credetemi, sono molto dispendiosi. Non è stata assolutamente una partita semplice, perché certe partite in casa abbiamo fatto che andiamo in vantaggio 3-0, che è altra roba, o che magari giochi 11 contro 10, che dispendi meno energie. Questa partita è stata veramente ottima, bellissima. Poi peccato, diciamo, che non ci troviamo alla pari, no? Ma noi dobbiamo andare là e esprimere il nostro calcio, quello che abbiamo fatto questa sera, abbiamo fatto nelle ultime partite anche a Ascoli, quindi andare là consapevole della qualità e della forza degli avversari, rispettarli e andare là a giocare una partita a viso aperto. Un'ultima battuta, pensi che da adesso in poi le squadre aspetteranno il Crotone in una maniera diversa rispetto a prima, magari con più, la studieranno di più, avranno più, diciamo, più timore tra virgolette? No, quello credo già di sì, perché sono già passate 10 partite, quindi avevano avuto il modo di studiarcene, anche come noi facciamo a loro, anche loro avevano fatto su di noi. Quindi, però noi, se continuiamo così a questi ritmi, giocando questo calcio qua, credo che possiamo veramente toglierci delle grosse soddisfazioni. E domani alle 15, per l'11ª giornata del campionato cadetto, la Virtus Lanciano affronterà la prima di due trasferte consecutive. I rossoneri saranno di scena al Dino Manuzzi di Cesena. Sulla carta una gara quasi proibitiva per la formazione abruzzese, considerando che i romagnoli in casa fino ad oggi hanno sempre vinto. Sarà una giornata speciale quella di domani per l'ex cesenate Guido Marilungo, che spera in una maglia da titolare. Andrea Costantini. Non essere una vittima sacrificale. La Virtus Lanciano domani al Manuzzi di Cesena, sulla carta una mission impossible, ma le indicazioni date dal tecnico D'Aversa sono improntate ovviamente a giocarsela con le proprie armi per portare via punti dalla Romagna, cosa che al momento non è riuscita a nessun'altra squadra. Il Cesena tra le mura amiche ha vinto sempre 5 su 5, macchina da punti e macchina da gol. 13 reti su 19 sono state segnate al Manuzzi. Se le cose sul campo procedono bene, il Cesena è ad un punto dalla vetta e condivide il secondo posto con il Cagliari, le preoccupazioni arrivano sul fronte della Procura federale, che ha chiesto al Tribunale un punto di penalizzazione a carico della società cesenate per il mancato rispetto del parametro patrimonio attivo contabile. Il verdetto la prossima settimana. Sul fronte formazione sono in dubbio Perico e Garritano, usciti di malconci dalla gara con il Como, poco male per il tecnico Drago, che rispolvererà dal primo minuto l'ex pescarese Ragusa, Diuric e Ciano gli altri elementi del tridente, con Cascione, che e il gioiellino Sensi in mediana. Sul fronte Virtus potrebbe essere il giorno di Guido Marilungo, difficile ma non del tutto improbabile un suo innesto dal primo minuto. Marilungo indosserà i panni dell'ex e tornerà nello stadio da dove è cominciato il calvario di un infortunio che per quasi un anno lo ha tenuto lontano dai campi. Ad Aversa il compito di valutarne l'impiego per una squadra che qualche limite offensivo sinora lo ha palesato. Nelle ultime due gare si sono visti anche i limiti in difesa, ma la buona notizia per il tecnico rossonero è che riavrà a disposizione Aquilanti e Capitan Mammarella, e la linea difensiva sarà quella che dà più garanzie. Diversi rebus a centrocampo, Bacinovic rivorrebbe una maglia da titolare, ma Paghera sta facendo molto bene. Bastola e Zeduardo se ne contendono un'altra. Sarà dura per una squadra che in trasferta non vince dal 13 dicembre dello scorso anno, però nulla è impossibile, è chiaro che dipende tutto da noi, non possiamo permetterci assolutamente di commettere degli errori contro una squadra così importante. E se poi alla fine i valori prevalgono e saranno più bravi di noi, gli stringeremo la mano, però nell'arco di 90-95 minuti dobbiamo cercare di rendere la partita la vita più dura possibile.
Lasciamo la Serie B, scendiamo di un gradino, siamo in Lega Pro perché sono 611 le tessere di abbonamento vendute dalla Teramo Calcio alla chiusura proprio della campagna abbonamenti. Il dato è stato ufficializzato questa mattina dalla società biancorossa. Intanto Diego Cenciarelli tra i migliori in campo nella gara di Sant'Arcangelo di Romagna, si conferma moto perpetuo del centrocampo teramano e alla vigilia della gara di Carrara mette in guardia i suoi compagni. La Carrarese è la squadra più forte del campionato. Ma diciamo che loro giocavano molto con il loro play, Peterman, e non riuscivamo a coprire la palla, è chiaro che facevano un buon gioco, poi alla lunga siamo venuti anche noi, comunque loro perdevano palle e noi con le ripartenze siamo devastanti, quindi secondo me abbiamo meritato la vittoria. Senti, si parlava molto dell'assenza di Amadio, paradossalmente senza Amadio sono arrivate due vittorie, anche se poi è un'assenza che è pesata nella gestione del gioco, sia col Prato sia oggi. Io penso che sia il giocatore più importante che ci abbiamo su sta squadra, è chiaro che ci abbiamo fatto bene oggi, comunque abbiamo vinto con lui, possiamo fare ancora meglio. È un giocatore che io stimo molto e che la squadra non vede l'ora di averlo. Sì, hai giocato davvero una gran bella partita, soprattutto in crescendo. Sì, oggi mi sentivo meglio rispetto alle ultime due apparizioni con la Maceratese e il Prato. È chiaro che io quando sto bene le cose comunque le provo e se mi riescono poi prendo fiducia. Quindi spero di continuare insieme alla squadra a fare un buon campionato. Sperate in qualche restituzione di qualche punto? Questa è un'iniezione di fiducia almeno. È chiaro che chi c'era l'anno scorso a noi ci hanno tolto tanto, quindi se ci vogliono fare un regalo o qualcosa, non lo so. Però non ci aspettiamo più niente da nessuno per come ci hanno trattato. È chiaro che noi abbiamo adesso 7 punti, senza la penalizzazione ne avremmo 13. Però dobbiamo far finta che, cioè, purtroppo è così, abbiamo 7 punti, quindi non dobbiamo contare su quello che può ridarci appunto il CONI, quindi continuare, diciamo, già da domenica a cercare di fare risultati. La Canaresa penso che sia, a mio parere, la squadra più forte del campionato, ha giocatori importanti a centrocampo e in attacco, quindi sarà una battaglia. E con le dichiarazioni del centrocampista del Teramo Cenciarelli siamo giunti al termine di questa prima edizione del TG6, vi ricordo alle 19 questa sera la seconda edizione. Grazie e buon proseguimento di giornata.